Buongiorno ragazzi, Spelek a Forlì, abbiamo qui il magazziniere che ha trovato un nuovo moschettone No. all'interno dello spalio. Eccolo qui. Dov'era? Bellino. Campo da bocce. Ma possiamo giocare anche a bocce? È una boccia che si è trasformata. Fa un po' male se ti arriva. Guarda che le gambe dietro le fa sparire Bene completamente. ragazzi, oggi con il Ciarro, con Akul, Zeka, Ciro, Kakà e Turci si va in quelli della Rosa Saviotti a Nel portare bocciolo. una pompa. Sì, in E dopo effetti. vi faremo vedere il tutto. Ciao ragazzi, ci vediamo a Brisighella. E buongiorno ragazzi, siamo qui all'angolo delle dediche su www.teoturci.it. Prima di cominciare, voglio salutare un mio amico, Carlo Catalano, e far vedere il disegno che ha fatto la mia figlia con la scritta Compagnia del Budello. Vede Ciarro? Ciarro mi Sì. sta riprendendo. E passiamo subito alle video dediche, e lo facciamo adesso prima di entrare, perché il problema è che dopo c'è molto fango e non riesco a fare i miei saluti personali a tante persone che mi hanno richiesto la dedica. Partiamo subito con il mio amico Mino Bianco, ha detto Biccio. Ciao Biccio, andiamo via senza di te, la mia ombra di grotta, e lo so vuole salutare. Il mio amico Zucca, che ha fatto con me la Color Run giù a Milano Marittima. Roberto, il fornaio di Terra del Sole. Ciao, ciao Roberto. Il mio amico fotografo mitico Gianluca Camporesi. Tutto il Manzi Gap Group, la Loretta Persichilli, ciao Loretta, la mia amica Romina di Cattolica, Romina, per te un bacio, la mia amica Leandra, mio amico Cristiano di Roma, tu Cristiano, Scatolini, Suca, Suca Scatolini, il mio amico napoletano nonché Terrone di Napoli, Luca Cutitta, la mia amica Ilenia e Vincenza di Grotta Mare, state bene ragazze, la compagnia del Budale, ciao, sei anche te, quindi così, quindi. Paolo Cecchini, detto il cieco. La mia amica dalla Spagna, ciao Clarita, un basitos. Poi il mio dentista personale, Andrea Cimatti. Le mie due compagne e colleghe di lavoro, l'Asini e la Stefania. Tutto lo Spelek Live Forlì. Il gruppo Bertarelli con la Lucia Mian, il Giaguaro e la Giorgia del Colle. Il mio amico Giulio Carollo, come si fa a salutare Giulio Carollo? È il gruppo Grotte Trevisol. Lorenzo Ambrosini, ciao Lorenzo, speriamo di vederci presto. Poi mi ha richiesto la moglie di Ciro, la Blanca, che è del nostro gruppo, mi ha chiesto la dedica. Ciao Blanca, un saluto anche a te. Poi un ex pelio dello Spelek Live Forlì, Willy, ciao Willy. Poi una romana, Erki Kamik, si fa chiamare così. Una mia carissima amica di Faenza, Natasha Gurioli. Ciao Nati, stammi bene. Sergio Agnellini, Naomi Tutone, la Naomi anche lei ha fatto il corso da noi. Ciao Naomi, bellissima la Naomi, bellissima. Monica Puddo della Sardegna, è il mio amico Pippo, il mio barbiere. Poi Cecco, sempre Cecchini, caro Catalano, ho fatto vedere prima, la mia amica No. Daniela Valenti, Barbara Bernasconi, il mio amico Billy, oste del Manzi Gap Group, ciao Billy, stammi bene. Poi c'è Claudio Barba, o Rarba, che non mi ricordo se ho scritto bene, sempre del gruppo Grotte Trevisol, Roberto Peverelli, siamo quasi arrivati, Martino Lievi e Claudio Fortunato. Ciao ragazzi, grazie di questa video dedica e ci vediamo in fondo alla grotta perché portiamo oggi la pompa. Ciao! Allora ragazzi, benvenuti alla Rosa Biotti, adesso io e Ciro entriamo e poi mi passate tutti i sacchi e il tubo che servirà poi in fondo. La pompa è questa qui, è insacchettata bene. E buon divertimento a tutti e ancora una volta, forza Spelek Live Forlì. C'è ancora? Ok. Questa è una comica, troppo bello. Cosa? No, no, stavo facendo un video. Ci siamo! Ok ragazzi, questa è la pompa. E qui è Turci che parla. Quello che temo più di tutti è il passaggio a 90 Bianca, gradi, che me lo rimani in trovo là fondo. in fondo. Vediamo. Signori, la pompa è passata dalla fessura. E vai. Disincastrato. Dopo 2 ore mi sono disincastrato. Ciao. Ciro, da così dovresti cavarti l'imbrago. Ci Perché riuscirei, ma. tanto punti lì, eh. Ciao, io sono cotto. Come ha fatto a farti entrare così? Hai finito di punto il piede? Mi stai tenendo più alto? Tranquillo, eh? Sì. Non ti spacco niente. Dimmi come sei messo? Ti ritengo più alto possibile? Dimmi un attimo. No, non è
Signori, sono le tre, siamo in fondo alla Rosa Saviotti. Questo, abbiamo portato tubo, qui c'è una pompa incredibile. Abbiamo però una triste novità, in quanto speravamo che ci fosse. Qui abbiamo cacà che sta lavando. Questa è la nostra prima diga, fatta benissimo. Andiamo qua, non siamo con gli altri. Piano piano. Piano piano, qui ci sono i nostri tubi. La metto sul dolore. Qui abbiamo tutti i sacchi. Abbiamo tutti i sacchi che fra un po' riempiremo. Speravamo, vediamo qua, partendo da mia sinistra, posto Zecca, oggi, adesso. Sì, sì, prima era ancora... Okay. Che abbiamo il ciarro, che abbiamo cacà, poi c'è Siracullo da qualche parte. No, no, è dietro. E andiamo a vedere la situazione. Qui è la seconda diga. E qua c'è il nostro sifone, perché si ricorda nei miei vecchi video, messo in basso, andiamo, vi faccio vedere come è messo, dove c'è, come potete vedere c'è un deposito di fango, niente acqua, e adesso vediamo un po' come fare, se togliere e un po'. A dopo! Quindi ho lasciato lo tanto per stare. Ok? Ti chiedo un favore, quando tanto devi aprire la macchina del Ciara? Ah, ok, sì. Ciara, dove l'hai messa la mia roba? Io la tua roba, cosa ne so? Apri e. Allora, Ciara, conclusione della giornata. Divertimento, porta giù la roba. Un ballo. Anche la pompa, ci siamo divertiti molto. Gli scrivi, faccio tardi. A parte qualche difficoltà, con qualche stazione, con qualche. Ragazzo! E infatti ne approfittiamo anche. Ciao! Abbiamo salutare Ciro. Purtroppo che Ciro non ce l'ha fatta. È morto. Poche parole, sì. Ciro, no, dai, ti vogliamo bene. La prossima volta cavatini in branco. Allargheremo un passaggio proprio per te. E niente, giù qua c'è un secco della Madonna. E non si respira dalla polvere. Dio mio. Abbronzante te lo sei dato. No, non c'è bisogno. E niente, adesso pensiamo con comodo e con calma, soprattutto perché qui c'è andato un mare di fango. Non pensavo a una roba del genere, io sinceramente. Abbiamo guardato la pompa, dovevamo succhiare il sifone di acqua per vedere un po' il passaggio dov'era. La mia speranza era quella di beccare l'aria. In realtà oggi di aria, a parte quella che è uscita dai nostri culi, non ce l'è per niente. Quindi da fare. Vi salutiamo, ragazzi, mi dispiace per questo evento della Rosa Saviotti. Ah, volevo stare un amico che è stato un braccio ieri, Luchino Conti, ho avuto un incidente in moto. Dove? Nell'Adriatica? Sì. Ah, col BMW? L'ho vista? Sì. L'ho vista la moto? Bella slap, se sono solo un braccio è andato bene. Ok. Ciao Luchino! Ciao! Bene. Un abbraccio! Stiamo tornando, siamo quasi zona Trivio, qui con Cacà, sto scendendo da un budellino. Peccato per la malta di oggi, ragazzi, perché ci siamo veramente divertiti a montare la pompa, ma a volte la speleologia riserva brutte sorprese.